Dottore, campagne vaccinali, riflessioni sulla pandemia. Proviamo per quanto possibile a immaginarci il futuro sul breve periodo, diciamo, che autunno ci dobbiamo aspettare sul fronte pandemico, secondo lei? Beh, intanto diciamo che abbiamo avuto una sorpresa, perché l'arrivo purtroppo di questo Omicron 4 e Omicron 5 ha un po' scompigliato tutte le previsioni. Infatti c'è stata un'ondata piuttosto importante nel mese di luglio e faceva caldo, gli dice, quindi virus, questo è un virus respiratorio, per cui dobbiamo aspettarci una grande ondata in autunno. Dopo in parte è stato smentito dal fatto che anche durante la stagione calda c'è stata una forte ondata. Per fortuna però un grande numero di casi, ma grazie anche al fatto che i vaccini ci proteggono soprattutto dalla malattia grave, non abbiamo avuto una congestione delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie. L'autunno, certo, in autunno molte attività ricominciano, i mezzi pubblici si riempiono, riaprono le scuole, riaprono gli uffici, quindi si creano aggregazioni di persone, soprattutto gli spazi chiusi, per cui ci si può anche aspettare una nuova ondata, però non sappiamo se sarà più importante o meno importante di quella di luglio. Naturalmente ci dobbiamo preparare. Il titolo del meeting di quest'anno è Una passione per l'uomo. Come nel suo ruolo ha cercato di salvaguardare l'uomo come interesse primario per la nostra società? Beh, certo, noi proprio della sanità pubblica, l'obiettivo di salvaguardare gli uomini, salvaguardare i singoli, salvaguardare le comunità. Sappiamo che spesso il bene delle comunità coincide con il bene anche delle singole persone, e chiaramente dare un'opportunità per prevenire l'infezione, ma soprattutto prevenire la malattia grave, prevenire la congestione delle strutture ospedaliere, far sì che tutti quanti possano essere curati, è estremamente importante.